Alla fine Emily Ratajkowski ha sorpreso tutti e si è sposata, in gran segreto, comunicando la notizia tramite il canale attraverso cui documenta i suoi fan sulla vita Instagram. Tramite alcune stories, la modella ha mostrato le foto della cerimonia con Sebastian Beard-Clard. Un matrimonio lampo, si potrebbe dire, visto che la relazione tra i due è iniziata da poche settimane. Le nozze della Ratajkowski arrivano a poche settimane dalla fine della sua storia con Jeff Magid dopo 4 lunghi anni di fidanzamento. Le nozze si sono celebrate a New York ed Emily ha optato per uno slalom tra i precetti del cerimoniale, evitando il classico abito bianco. La modella ha infatti scelto un abito molto originale per il giorno del sì. Un tailleur dal colore arancione. In testa un cappello nero con veletta di pizzo. Altrettanto informale la mise del marito, in abito azzurro casual. Inusuali anche le fedi. Mentre a lei è andato un anello semplice con fascia dorata, il marito ha optato per ben 2 anelli con scritto EMRATA. Alla cerimonia erano presenti alcuni amici stretti della coppia, come la stessa modella ha mostrato su Instagram. Il profilo di Sebastian Beard-Clard non è forse quello di un personaggio dalla fama comparabile a quella della donna che ha appena sposato. Insomma, se vi state chiedendo chi è il marito di Emily Ratajkowski, non è una domanda così inopportuna. Attore e produttore, noto nell'ambito hollywoodiano da circa 10 anni. Il suo nome è dietro a titoli come Good Time, film del 2017 con Robert Pattinson protagonista, e Venom's Vat del 2014, Still Life del 2006. Come attore, invece, ha prestato il volto per The Minority e Force of Circumstance nel 1990, quando era solo un ragazzino. Chi se ne frega?